L'arte delle miniature, come opere autonome, non legate quindi ai manoscritti, si sviluppò in Europa dal XVI al XIX secolo. Uno dei maggiori esponenti di questo genere d'arte fu l'inglese Nicholas Hilliard. Come il contemporaneo Shakespeare, Hilliard realizzò opere romantiche e dalle caratteristiche maliziose, guadagnandosi i favori della regina Elisabetta I. A questo proposito, fece molti ritratti della monarca e dei membri della corte. Le miniature di Elisabetta erano solitamente costituite da ritratti interi o a mezzo busto, dipinti ad acquerello su pergamena di pelle ovina. Alte nella maggior parte dei casi, 15 centimetri circa, erano protette da vetrinette decorative chiuse a chiave in scatole di avorio o all'interno di medaglioni incisi. Si trattava di opere pensate per omaggiare la regina, commemorarne la morte o come pegni d'amore, regali molto diffusi nell'intricato gioco del corteggiamento tra nobili e frequentatori della corte. L'opera Giovane tra le rose di Hilliard è piena di simboli devozionali. Il giovane è circondato dalle rose, ognuna delle quali ha 5 petali. In epoca elisabettiana la rosa prendeva il nome di Eglantina ed era il fiore personale della regina. Inoltre il nero e il bianco degli abiti riprendono i colori che venivano portati per onorare la fermezza e la castità di Elisabetta. Sembra chiaro quindi che l'uomo dipinto stia dichiarando la sua passione per la regina. Un po' come oggi quando ci facciamo un selfie con un oggetto o una maglia che richiama il nostro idolo pop. L'impegno di questi sentimenti è rafforzato dall'albero, un simbolo di lealtà. Compare anche un'iscrizione latina nel bordo superiore della miniatura che dice: "La mia lodata fedeltà mi procura dolore". Alcuni studiosi pensano che l'uomo ritratto sia Robert de Vereux, il conte di Essex, che divenne un protetto di Elisabetta I nel 1587. In seguito, quando perse i suoi favori, il conte si definì un'ape alla quale non era più permesso soffermarsi sull'Eglantina. Il giovane tra le rose, quindi, è forse un ricordo di giorni felici, quando De Vereux godeva ancora della vicinanza e delle attenzioni della sua regina. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!